L'ultimo arrivato è il Museo d'Arte Orientale di Venezia, una delle maggiori raccolte d'arte giapponese in Europa, con i suoi dipinti su seta, i ricami dei kimoni, le giade, i paesaggi delle porcellane, le armi dei samurai. Tutto visitabile da oggi sul canale YouTube del Ministero dei Beni Culturali, che si è trasformato nel grande collettore delle offerte digitali di musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema. Tutto aperto e tutto visitabile gratuitamente online, passando attraverso il sito dei beni culturali o andando direttamente alla fonte, come nel caso dei Musei Vaticani, che sul loro sito propongono 7 tour virtuali, dalla Cappella Sistina alle stanze di Raffaello. Ogni giorno alle 12 la casa editrice La Terza propone sul suo account Instagram un incontro con gli autori. Mondadori regala un libro in formato digitale, lo stesso fa il saggiatore. Il Teatro Carlo Felice di Genova questa sera propone il Trovatore. Da Pesaro il Rossini Opera Festival mette in streaming i successi delle passate stagioni. Ma la notizia del giorno è che l'UNESCO ha deciso di aprire alle persone chiuse in casa la sua straordinaria biblioteca digitale, la più grande al mondo. Comprende oltre 20.000 documenti, tra testi, immagini, mappe, registrazioni, ed è disponibile in 7 lingue. Un'occasione per scoprire i grandi tesori letterari e culturali conservati in 193 diversi paesi. Le risposte digitali alla sfida del coronavirus sono surrogati, sono realtà supplenti, ma se la connessione funziona, rendono la quarantena più sopportabile e forse persino utile.